E bello a tutti ragazzi, sono Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Oggi raga andiamo a vedere tutti i miei 100%, sia quelli che ho trovato in quest'anno 2021, ma facciamo una ricapitolazione perché alla fin fine è di 100%, quindi sono difficili da trovare, andiamo a vedere quanti ne ho. E allora bomberoni, andiamo sotto le mie etichette perché ho etichettato anche i miei 100%, chiaramente, beh bisogna avere lì bello in ordine raga. Allora, ok. 100%, 100%, eccoli qua, li mettiamo... Lasciamoli così, in data di ritrovamento, almeno vediamo i primi che abbiamo trovato e gli ultimi. Praticamente partiamo dall'ultimo. Reshiram trovato una settimana fa più o meno. C'era l'evento, lo sapete, di Zekrom e Reshiram. Fantastico, sono contentissimo di aver trovato Reshiram 100. Dopo abbiamo Mudkip, Spinarak, Markrow. Alcuni sono molto belli, molto fighi. Alcuni sono quasi quasi da buttare, però non buttiamoli raga perché sono 100%, sono assolutamente da collezione. Ditemi un po' se anche voi collezionate i 100, cioè spero di sì raga. Allora, Teddy Ursa, Heracross, fantastico Heracross, Rampardos, tanta roba, Chimchar, Regigigas, il bidone, raga, che io l'ho potenziato, ma... cioè, perché ha tantissimi PL, altrimenti... Garchomp, fantastico, Zigzagoon, Meo, Uttut, l'Aperol Spritz, addirittura l'ho trovato 100, alcuni neanche me li ricordo... Azumarill, Drowsy, Cubone, Farfetch, ma fantastico il Farfetch qua, molto bello raga, potrei farlo diventare miglior compagno, eh. Electric, Golett, Rhyhorn, ragazzi, Rhyhorn che è questo qua, sicuramente, quando vedrete voi il video, avremo già fatto il Community Day in conclusione del 2021 e l'avrò fatto evolvere perché può ottenere una mossa Devastomasso, ragazzi, che è fortissimo. Arriviamo a un'altra generazione, Fennekin addirittura, che sarebbero da fare evolvere questi Pokémon qua, ma aspettiamo i community dei loro, così almeno ottengono la mossa Legacy esclusiva. Empoleon, Melmetal 100%, raga, tanta robettina. Un altro Cubone? Ma quanti Cubone no? Ok, Flotsil, come cavolo si chiama già questo qua, non mi ricordo. Runerigus, avevo strasculato, ragazzi, perché era una missione speciale, se ricordo bene, e se ne poteva trovare solamente uno ad allenatore, io, bam, 100%. Abra, i due Articuno, trovati in vacanza, se ricordo bene. Itran e Unown, uno dei miei Shundo, ragazzi, perché ne ho due o tre, dovrei andare a vedere, in caso ditemi se volete vedere i miei Shundo. E Unown, fantastico, c'è la lettera A 100%, Rayquaza ci sta, comunque sì, anche Lillipup, Kabuto, Carvagna, Slowpoke, Absol, Terrakion, i leggendari ci stanno, raga. Terrakion, che poi se non sbaglio è quello più forte tipo roccia, non ricordo bene, dovrei potenziarlo semmai. Luxray, Phoebus, Illumise, Mime Junior, trovato penso dall'uovo, Mime Junior. E boh, vedete raga, cioè, alcuni veramente non me ne faccio nulla, però lui, Swampert, un bel Swampert 100%, con la mossa esclusiva. Idrocannone, sì. Leggendari, che Tundurus è Tornatus. Charmander con il cap... Quando l'avevo preso questo, raga? Cos'era? Che festività era? Che evento era? Non lo so, con questo cappellino. Mincino, Manectric, ok. Qualcuno di interessante. Darkrai. Assolutamente Darkrai. Charmander, anche che... Charmander era... ma qua arriviamo indietro, però. 2019, ragazzuoli. Charmander che era di... Halloween, se ricordo bene. Vedo qua la data... Charmander dell'evento di Halloween con questo teschio di Cubone. Dopo abbiamo Steelix, bello, ci sta. Togekiss, tanta roba, anche abbastanza fortino. E
ratata qua così, questi qua sono purificati, quindi erano un po' meno quelli ho purificati per arrivare al 100. Geodude, Voltorb, Metagross. Metagross è fortissimo, 100%, con la mossa esclusiva. Geodude Spoink, Bastiodon, che questo Bastiodon l'avevo fatto per la Lega Ultra, mi sembra che sì, perché 1496 punti lotta. Cradily, Lapras, Regice, eccolo qua, Regice ce l'ho 100%, ma non ce l'ho Shiny, raga. Che due maroni, mi dà fastidio questa cosa che Regirock, Registeel ce li ho Shiny e ne manca uno. Vabbè, Meganium, Clamperl, ed eccolo qua, il mio secondo 100%, anzi raga, il primo perché Groudon Shiny 100% è stato, se ricordo bene, il mio primo Shundo in Pokémon Go. Cioè, che sculate, raga, veramente da raid. È già difficile trovarlo shiny. È già difficile trovarlo 100% in più. Metterli insieme, la combo, raga. Arriviamo a Persian, cosa di Galar, questo qua se non sbaglio. È bruttissimo, raga, questo Persian qua. Ninetales, Mamoswine, Sandshrew, qua, anche questo qua di Alola, se non sbaglio, che è uno scioglilingua, questo nome. Slowbro, un altro Metagross? Ma di Metagross ho. Tyranitar, questo qua è full roccia, questo Tyranitar qui è full roccia, mentre gli altri full buio, che Tyranitar, raga, è ancora fortissimo, però no, 2 anni fa era veramente il Pokémon più forte all'interno del game. Shroomish, Blaziken, comunque sia anche Milotic sopra, Swablu, Walrein, Aggron, cioè certi non servono una mazza, solo da collezione, raga. Wailord, Nidoking, a me piace molto Nidoking, un altro Mamoswine, Aggron, ok, poi si ripetono tanti, potevo metterli per Pokédex, almeno erano un po' raggruppati. Pikachu, raga, c'è cioè Max, come mai Max? Era qualcuno che me l'aveva richiesto, forse? Forse sì, però col cacchio che lo scambio, cioè un 100%. Vabbè. Il naso, il Pokémon naso, eccolo lì, Altaria, Eevee, questo qua è 100% e ho fatto addirittura i chilometri, ragazzi, i chilometri richiesti, 15 chilometri, che comunque se ne ha bisogno 10 per evolverlo in Umbreon, Espeon e forse anche, no, in Sylveon no, perché deve prendere anche Tot Cuori, che abbiamo visto, in Umbreon e Espeon praticamente, giorno e notte. L'ho tenuto lì perché dobbiamo valutare molto bene quale delle due versioni fare. O magari appunto anche andare a fare Sylveon o Glaceon. Che cavolo ne so, raga. Gyarados, tanta roba Gyarados 100. Claydol, Mawile, Golem, siamo alla fine. Tyranitar. Ah, ma non ci credo. Cioè il mio primo 100 è stato lui? Ma. Nel 2017, ok, che l'ho tenuto qua così. Facciamo così, Poliwhirl, eccolo lì, perché non so praticamente se fare Politoed o Poliwrath. Che mi consigliate voi allenatori? In che evoluzione dirigerci? Intanto l'ho tenuto lì così, però il mio secondo allora è stato Tyranitar nel 2017, un bel Tyranitar 100%. Ebbene, siamo giunti alla fine, 113 Pokémon 100%. Tra cui due, ne abbiamo visti due, sì, perché il Groudon e la Noune, due Shundo, ragazzi. Togliendo gli Shundo ho 111 Pokémon 100%. Allenatori, invece fatemi sapere voi come state andando con i 100%, se li collezionate, se li eliminate, ma spero di no, raga. Ditemi un po' come siete messi, quanti ne avete. E per oggi, raga, da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers!